Ok, eccoci qua. Buon pomeriggio, benvenuti. Spero abbiate già potuto godere delle sessioni della mattinata. Ovviamente sì, ci dispiace che questo evento questa volta non possa essere di persona come usualmente sono tutti i Sequel Saturday. Ma ovviamente le esigenze sappiamo quali sono e le problematiche. Di cosa parliamo oggi pomeriggio? Intanto spero di non addormentarvi, visto che sono la prima sessione dopo il pranzo, per cui cercherò di essere brillante è una parola grossa, però diciamo perlomeno non essere troppo noioso nel parlare di questo argomento, che comunque io lo trovo tutto sommato abbastanza interessante e abbastanza appassionante per quella che è la tecnologia attuale. Partiamo, dai. Allora, vediamo se le slide mi stanno dietro, altrimenti. Ok, e vai, facciamo così. Allora, partiamo ovviamente con il doveroso ringraziamento ai nostri sponsor che ci hanno permesso di erogare comunque questo evento. Quelli di prima erano gli sponsor a livello worldwide degli eventi Sequel Saturday, quindi quelli che supportano i Sequel Saturday a livello mondiale. Questi sono invece quelli locali, quelli che aiutano le nostre associazioni, in questo caso Innova, a fare questi eventi. Se vi interessa, appunto tra gli sponsor c'è ovviamente anche Microsoft, che ha messo a disposizione alcune risorse gratuite per poter saperne di più su SQL in generale e alcuni workshop in particolare che sono in alcuni repository su GitHub con cui approfondire specifici argomenti su SQL. Chi sono? Boh, non lo so, penso che molti di voi lo sapranno già, eventualmente tanto questa slide la ripropongo anche in fondo, quindi potrete eventualmente prendere i contatti con me anche successivamente. Partiamo. Allora, parliamo oggi di SQL Azure, ma non il SQL Azure di cui sia ci hanno già parlato i colleghi questa mattina, ma e che comunque diciamo è quello che già conosciamo credo da più tempo, quindi una modalità di utilizzare SQL come servizio su Azure. Quello di cui parleremo invece oggi è SQL Azure Edge. Nello specifico bisogna partire un po' dall'inizio, perché comunque in questo mondo che sta andando verso il cloud, che ha capito che per poter supportare tutte quelle che sono le necessità della mole di dati, delle informazioni che i processi industriali o dell'automazione o aiutatemi voi a dire di qualsiasi tipo di dato ci sia necessità. Ovviamente la logica ci dice di andare verso il cloud, dove la possibilità di scalare, la possibilità di avere resilienza, la possibilità di avere alla fine anche uno spazio dove andare a mettere i nostri dati potenzialmente non limitato, e dove soprattutto possiamo utilizzare delle potenze di calcolo e dei servizi dietro a queste potenze di calcolo enormi.
È chiaro che il cloud è un'attrattiva molto interessante. Allora, perché diciamo in quest'ultimo paio di anni, fatemi dire, forse anche qualcosetta di più, si è fortemente ritornati a parlare di Edge. Diciamo che il mondo moderno, il mondo dei social network ci ha abituati a utilizzare delle cosiddette keyword molto in voga, no? Qualche anno fa, quando si parlava di Industry 4.0, si parlava di IoT, quella era la keyword, diciamo, che andava per la maggiore. Adesso, insomma, da un po' di tempo è saltata una delle altre keyword che sono saltate fuori, è questa, ragionare on the edge. Non è che, notate bene, non le sto classificando come delle mode, le classifico semplicemente come dei modi di esprimere di quelle che sono delle necessità o delle esigenze o comunque effettivamente delle cose che hanno senso verso cui andare. Per Edge che cosa si intende? Per Edge si intende quando noi vogliamo andare a utilizzare dei servizi che normalmente fruiamo nel cloud, oppure utilizzare dispositivi, sensori, oppure spostare proprio fisicamente delle risorse che normalmente utilizziamo in grossi data center o appunto nel cloud. Li spostiamo o li andiamo a utilizzare fuori dai classici data center o direttamente sul campo. The Edge è un termine molto molto generico, no? Se vogliamo. Di per sé la parola ci dice vai al limite, no? Vai al bordo. Però ovviamente in questo caso vuol dire portare fuori da quello che è lo standard in cui noi siamo abituati a utilizzare certe tecnologie in genere. Per cui quando si parla di portare i dati on the edge, sembra un controsenso tutto sommato, perché visto che abbiamo ragionato, come dicevamo anche prima, che per poter permettere una maggiore facilità, ad esempio, di raggiungimento dei nostri dati attraverso quelle che sono applicazioni, siti web o comunque tutti quelli che sono i servizi che eroghiamo, ha fortemente senso eventualmente centralizzare o comunque spostare diciamo, su entità che ci permettono di condividere in maniera più facile in tutto il mondo i nostri dati. Quindi la teoria direbbe i nostri dati portiamoli, se non centralizzati o comunque però portiamoli nel cloud perché sono più raggiungibili. Allora qual è il senso invece di portarli on the edge? Ovviamente sono le necessità date da specifici problemi, specifiche problematiche che di solito sono tipicamente le applicazioni, diciamo quelle che piacciono a me, per chi mi conosce, io sono un tipo, diciamo per lavoro, vuoi per passione, sono sempre stato molto vicino al mondo dell'industria, al mondo dell'IoT, al mondo dell'embedded, dell'automazione. Pertanto, diciamo, ci sono tanti scenari, in questo mondo che, hanno necessità particolari, ovvero cerco di essere un po' più concreto, se no volo troppo in aria. Se io ho, facciamo un esempio, una azienda che produce materiali boh, plastici, fa stampaggi, eccetera, o produce comunque dei pezzi e attiva una serie di sensori o una serie di misurazioni che vengono effettuate diciamo nel plant, quindi nel
all'interno della catena di produzione dei suoi prodotti, queste informazioni fluiscono dai vari sensori, vengono raccolte, solitamente ci saranno strutture gateway, quello che sia, che fanno sì sia di dare eventualmente una logica di interpretazione già sul posto, oppure semplicemente raccolgono e mandano alla memorizzazione questi dati. Ma se io questi dati, oltre che per sapere come sta andando la mia produzione, quindi che so quanti pezzi sto producendo, se, boh, se la temperatura all'interno degli impianti è 20 gradi piuttosto che 30 gradi, ma io utilizzo queste misurazioni anche per diciamo, controllare direttamente i miei macchinari. Tipico è che ho tipo con sensori di fine corsa, controlli, voglio fare dei controlli di qualità dei pezzi che io sto producendo. Per esempio, mi viene in mente proprio l'esempio dello stampaggio, degli stampaggi plastici. Se io ho i pezzi che escono dallo stampaggio e sono in grado di capire al volo, quindi con un meccanismo in questo momento molto, molto utilizzati, sono i sistemi di verifica ottica. Quindi io immediatamente vedo i vari pezzi che mi passano su un tappeto, un tapis roulant, scusate, ho fatto una traduzione che non c'entrava niente. Su un tapis roulant e li osservo. E ho la possibilità di applicare meccanismi di AI che mi dicono quel pezzo è fatto bene, quel pezzo è difettoso, posso teoricamente anche fermare la produzione o comunque intervenire in tempi molto rapidi per far sì che magari non continuo a produrre pezzi sbagliati. Oppure, come dicevo prima, il sensore di fine corsa mi consente ad esempio di non spaccare tutto quanto, perché se una macchina va oltre un pezzo della produzione di una macchina, va oltre un fine corsa, mi può spaccare tutto e creare dei danni e a quel punto la produzione me la ferma perché necessariamente mi si è spaccata la macchina. Per cui, che succede se io voglio utilizzare questi segnali, questi sensori, queste metriche che io prendo sull'impianto, voglio utilizzarle, non dico in tempo reale, ma più o meno in tempo reale per prendere decisioni, sulla mia produzione, che, queste informazioni devono essere ovviamente disponibili. Disponibili in tempi rapidi, cioè immediatamente o comunque in tempi molto molto brevi, e devono essere sempre disponibili. Ora, voi mi insegnate che quando noi ci si affida al cloud, necessariamente utilizziamo un mezzo di trasporto per raggiungere, perché i nostri dati, le nostre informazioni, i nostri servizi che andiamo a utilizzare, erogare o fruire vengano appunto raggiunti, utilizziamo il collegamento alla rete, solitamente la rete internet. Se questa viene meno, vuoi perché c'è un problema dell'operatore, vuoi perché la classica ruspa ha tranciato il cavo o mille altre possibilità, succede che io queste metriche che sto raccogliendo nel cloud, smettono di fruire. E se io affido delle decisioni a questi dati che vanno nel cloud e lì vengono prese le decisioni e poi rimandate sul mio impianto, qualcosa si ferma, qualcosa non funziona più. Per cui è chiaro che in questo caso, dove diciamo, ho una necessità di continuità del servizio e una garanzia della continuità del servizio, ho ovviamente devo utilizzare diciamo qualcos'altro e il qualcos'altro appunto è andare a implementare on the edge alcune dei servizi che altrimenti demanderei al cloud. Non stiamo ovviamente parlando di cose nuove se andiamo bene a vedere perché voglio dire
negli ambienti di produzione già avevamo server locali che ricevevano e elaboravano o memorizzavano i nostri dati e magari lì sopra giravano applicazioni per fare queste operazioni. Però la differenza è che solitamente erano applicazioni nate, costruite che nascevano e morivano sostanzialmente sul nostro impianto e spesso sulla nostra singola macchina. E soprattutto l'applicazione che ci facevamo girare sopra era una cosa che era fatta per quello specifico servizio. Non si andava generalmente a fruire di servizi o ecosistemi che magari erano poi riciclabili. L'idea in questo caso, quando si parla di Edge e in particolare di Azure Edge in generale, che è SQL Edge in particolare, è quella di dire quello che io posso pensare di utilizzare fruendo dei servizi PaaS, quindi di Platform as a Service, che io fruisco ad esempio su Azure, posso prenderli singolarmente una parte di questi o solo alcune funzionalità di questi, prenderli, diciamo così, passatemi il termine, estrarli da Azure, dai data center di Microsoft e portarli dentro dei miei device, dei miei computer che possono essere, fatemi dire, piccole board industriali, possono essere. Fatemi dire anche questa bestialità, delle schede della potenza di calcolo come delle Raspberry. Negherò, anche l'evidenza di confermare che si utilizzi o si possa utilizzare delle Raspberry in campo industriale serio, però è giusto per dare una misura, diciamo, della tipologia di hardware. Quindi prendere questi servizi e portarmeli in casa, ribadisco, non significa prendere Azure e portarselo in casa, che questa è un'altra cosa, è comunque tecnicamente fattibile, possibile, Microsoft è un qualche cosa che offre la possibilità di fare per alcuni scenari, ma ovviamente non sono scenari a cui tutti possono attingere. Capite bene che il garantire tutte quelle che sono le richieste necessarie per l'equivalente di un data center come un data center di Azure, probabilmente non tutte le aziende sono in grado di metterle a disposizione. Sto parlando di cose tipo ad esempio, le alimentazioni, garantire che le alimentazioni dei data center siano duplicate e completamente separate, la connettività sia duplicata e backuppata, credo almeno in una terza maniera, in maniere totalmente separate. Quindi questo vuol dire anche implicare, ad esempio, tre operatori distinti che ti danno connettività. Comunque, vabbè, non voglio dilungarmi troppo su argomenti che in questo caso non c'è. Qui si parla di Azure Stack, si parla di Azure Edge Zone, che sono comunque argomenti di cui magari parliamo in un'altra occasione. Quando noi parliamo di IoT Edge, Azure IoT Edge, Azure IoT SQL Edge, quindi noi prendiamo delle piccole macchine, consideriamo dei piccoli PC, potrebbero essere anche PC normalissimi come i nostri, quelli su cui lavoriamo tutti i giorni. Ci installiamo il runtime di Azure IoT Edge, che questo runtime di Azure IoT Edge sostanzialmente che cosa è? È un insieme di feature che permettono di installare ed eseguire e controllare una serie di, possiamo ridurli tranquillamente a container. Praticamente io vado a installare questi servizi in maniera containerizzata,
dentro la mia macchina, posso controllarli dalla mia macchina, ma la cosa veramente interessante è che tutto il controllo del deployment, accensione e spegnimento, aggiornamento, eventualmente modifica di questi container a livello singolo, dei singoli componenti che ci sono dentro o in toto di tutto il deployment, può essere fatto remotamente dalla mia struttura, dal mio pannello, cioè della mia dashboard, della mia subscription Azure. In sostanza lo posso fare da due strumenti che io dovrò avere intanto da uno strumento che è IoT Hub, che poi può essere integrato eventualmente anche da un altro che è IoT Central, che però di nuovo sfrutta IoT Hub per fare queste funzionalità. Ok, adesso diciamo vi ho dato un minimo di inquadratura sul che cosa è. Quindi in sostanza, se andiamo a vedere proprio al basso livello, in sostanza proprio basso basso, in fisico, che cosa è SQL Azure? Scusa, SQL Edge? Sostanzialmente è una containerizzazione di un'istanza SQL che io normalmente metto su un cluster di server, insomma, comunque installo su delle VM o installo dove mi pare, però comunque sostanzialmente è un'istanza di SQL che io invece prendo e porto sul mio device. Ripeto, può girare tranquillamente anche su un hardware, diciamo, per esperimenti potete installarvi un normalissimo Ubuntu su una Raspberry o sempre su una Raspberry con Raspbian e deployare tranquillamente SQL Edge su una Raspberry, ovviamente con tutti i limiti che ci sono con quel tipo di hardware, però qual è la possibilità che mi dà? Intanto andiamo un attimo avanti anche con le slide, vediamo se nuovamente mi assiste. Ok, vabbè, qui diciamo che ne abbiamo già più o meno parlato. Praticamente, quello che mi mette a disposizione questa versione rimpicciolita, sì, ah, se vogliamo anche rimpicciolita, comunque containerizzata di SQL, è sostanzialmente una versione che però supporta molte, se non tutte, ancora tutte no, però molte delle feature che io posso utilizzare con SQL Azure nelle istanze normali di SQL Azure che io posso avere su appunto su un data center, quindi le istanze di SQL Azure, non SQL Azure. In particolare questo è vero soprattutto per tutta una serie di servizi che sono solitamente agganciati a SQL, specie nel mondo dell'industria, ma sempre più anche nel mondo, diciamo, dell'analisi dei dati, nel mondo dei big data in generale, ovvero sia dare la possibilità di fruire direttamente dal mio database, mie tabelle, andare a creare dei flussi, leggere eventualmente dei flussi di dati su cui io posso applicare delle analitiche. Poi, come le applico e come le faccio, ci sono mille modi diversi, magari dopo lo vediamo in un paio di slide. Però sostanzialmente io posso, ad esempio, applicare, come vediamo in questa slide, direttamente applicare di nuovo ad esempio il data streaming, quindi l'utilizzo di Stream Analytics, esattamente come faccio nel mio data center, lo posso fare anche su un'istanza di SQL Edge. Ad esempio, posso applicare e utilizzare le time series
È anche vero che per ora ci stanno lavorando, non è ancora disponibile. Se vedete, ci sono i due asterischi accanto a Time Series, che vuol dire appunto che ancora non è pronto. Ad esempio, ho machine learning built-in. Cosa vuol dire? Quando prima vi parlavo del controllo di. Dell'analisi dei pezzi, no? Sul tapis roulant, quello si presuppone che fosse fatto su uno stream video di informazioni video, ma nella maggior parte dei casi algoritmi di machine learning e di inferenza, quindi sui dati, viene fatto spessissimo proprio su flussi di dati che provengono da sensori, quindi quella che è l'inferenza relativa ad esempio a dati per esempio di smart city dove io per esempio posso raccogliere i dati di numero di auto che percorrono certe strade, la quantità di veicoli che si accumulano in coda a certi incroci, i livelli di in corrispondenza di questi incroci, ad esempio, i livelli di polveri sottili, di inquinamento, di certi tipi di inquinamento. Quindi, tutte queste informazioni che io potrei prendere, trasferire, mandare, diciamo così, nel cloud e essere lavorate laggiù, io posso tranquillamente lavorarle direttamente all'incrocio della strada dove le rilevo. Ad esempio, dove ho piazzato ad esempio le mie telecamere, dove ad esempio potrei integrare questo servizio anche nel mio dispositivo Edge, anche ad esempio quelli che possono essere servizi tipo quelli dell'analisi dei flussi video, appunto del flusso delle automobili, vedere chi passa col rosso, vedere quanti sono gli occupanti delle automobili, eccetera, oppure contare quante automobili sono in coda, eccetera. Poi, ovviamente, poiché appunto però il problema, la problematica che poi volevamo evitare andando nel cloud, cioè quella della disponibilità dei miei dati da dovunque nel mondo, se io li porto troppo on the edge, diventa di nuovo un problema. E allora ecco che, come vedete in questo caso, non so se il mio mouse è visibile, no? Facciamo che metto il laser, eccolo qua. Praticamente è in fase di completamento anche la possibilità nativa di sincronizzare i dati che vengono memorizzati nelle nostre tabelle su SQL Edge localmente, anche sincronizzarle con una sua entità sorella o madre, se vogliamo, nel cloud. Attenzione, qui in questo momento si parla di movimento dati, quindi lo vedrei come una situazione di sincronizzazione, quindi di sync di dati, ma di sync comunque che non mi garantisce, diciamo così, una continuità di lavoro e quindi comunque la garanzia che esattamente tutti i dati che ho in locale sono già ovviamente necessariamente aggiornati nel cloud o comunque per adesso non si parla di specifiche SLA, cioè di Service License Agreement per la garanzia della parità dei dati tra uno e l'altro. Comunque su questo diciamo ci arriveremo più avanti appunto proprio perché ancora stanno lavorando. Poi un'altra cosa invece che questa è stata, diciamo, implementata fin dall'inizio, è quella del poter garantire le performance e la sicurezza. Quindi tutto quello che è lo strato, soprattutto per la sicurezza, ma anche a livello di
performance. Per performance ovviamente dobbiamo comunque stare a vedere a quello che l'hardware locale ci permette, però la risposta a livello di performance è esattamente paragonabile ad un hardware che io posso deployare nel cloud. La cosa è piuttosto interessante in questo senso. Qual è lo specifico? Quindi in questo caso, diciamo, alla fine il bello di tutto questo cinema, è che io l'applicazione che io avrei scritto per usufruire di questi servizi nel mio data center deployato nel cloud, nel mio Azure, utilizzo esattamente stesso codice, le stesse applicazioni per utilizzarle sul mio SQL Azure. In locale, on the edge. Andiamo un attimino, vediamo se riesco a spegnere questo e andiamo avanti. Ok. Piccoli dati tecnici molto molto velocemente. Il deployment di SQL Database Edge, che è il nome completo. È indipendentemente dalla piattaforma, quindi sia piattaforma ARM che piattaforma Intel, se volete passarmi il termine, quindi scusate, X64 di Intel, quindi stiamo parlando comunque di deployment su hardware che supporta i 64 bit sia su ARM che su Intel, come sistemi operativi o comunque su base di deployment, perché forse parlare di sistema operativo a certi livelli potrebbe non essere corretto, si utilizza Linux, Windows e Docker. Come detto, Time Series è, fatemi dire, sarà built-in. La I è built-in, lo è già adesso, quindi quello che io posso già fare. Se io utilizzo ad esempio le integrazioni del machine learning direttamente che già utilizzo per il machine learning dal portale Azure, posso semplicemente esportare i miei modelli che creo on the cloud, creare l'immagine nei vari formati. Qui è esemplificato solo l'Onyx, ma eventualmente anche altri. Comunque l'Onyx è quello che nativamente è più supportato in questo momento è supportato su SIPEGE. Prendo, li esporto in locale e il mio motore di inferenza può girare direttamente nel mio hardware. Non è poco questo. Resta ovviamente forte il concetto del poter utilizzare tutti i meccanismi di security e di utilizzo verso poi gli altri servizi e quindi comunque riprendere i miei dati, sincronizzarli, volendo ora, visto che il concetto della sincronizzazione database ancora non è uscito, quindi non ve ne posso parlare, ma ad esempio posso semplicemente riprendere i miei dati via IoT Hub e riportarli poi anche nel cloud quando la connettività c'è e a quel punto riapplicare lato back-end, chiamiamo così, lato cloud di nuovo quelle che sono tutte le mie implementazioni. Andiamo un attimo avanti. Vediamo un semplicissimo deployment, come avviene, come è fatto in fisico un semplice deployment di SQL Edge. Allora, abbiamo un Edge device, come vi ho detto, è un PC industriale, una macchina industriale, un server industriale, può essere una Raspberry Pi, eccetera, sulla quale io installo il mio Edge Runtime, il quale al suo interno ha due moduli che sono l'Edge Hub e l'Edge Agent. L'Edge Hub
è quello che si occupa di interfacciarsi con tutto quello che c'è in locale in generale, quindi che siano sensori, che siano dispositivi, che siano cose collegate tramite canali di trasmissioni i più disparati. L'edge agent invece è l'oggetto che si preoccupa di mantenere la comunicazione con il cloud, che permette quindi di mantenere viva appunto la comunicazione, ma di dire al cloud in che stato si trova, eventualmente poter gestire quello che è l'interscambio delle informazioni, invio e ricezione, ed eventualmente permettere anche a IoT Hub di inviarci quelli che sono nuovi aggiornamenti a livello di implementazione delle nostre applicazioni, del container nel suo complesso, dei servizi nel suo singolo o semplici aggiornamenti. Quindi, verso IoT Hub abbiamo scambio di registri dei device, quindi praticamente l'agent si occupa di registrare i vari dispositivi che ci sono in locale verso il cloud per dirgli chi c'è, che cosa può fare, quindi ho 10 sensori di temperatura, 14 sensori ottici, 2 telecamere, eccetera. E si preoccupa anche di tutto quello che è appunto la messaggistica e soprattutto il ciclo di vita dei dispositivi. Sotto ci sono le varie, diciamo, applicazioni. Che poi vogliono, cosa vogliono dire? Vuol dire avere il nostro database con il nostro SQL Edge. Abbiamo possiamo avere, diciamo, quelli che sono i sistemi come siamo abituati a utilizzare su Azure Classico, tutto quello che ci offre Stream Analytics per il windowing dei dati, cioè analizzare i flussi. Prenderli dentro in continuo, in finestre, in hopping, in finestre di tempo, ma a salti e non finestre di tempo che iniziano, finiscono, iniziano, finiscono, iniziano, finiscono. E tutta una serie di altre appunto possibilità, tipo l'anomaly detection, l'aggregazione di dati direttamente all'interno del dispositivo. Ovviamente possiamo già installare nostre applicazioni che servono poi per fare processo, per processare i nostri dati, fare analisi ed eventualmente già creare dei semilavorati o anche dei lavorati completi dei nostri dati da poter far fluire poi adesso vediamo dove. Lato sensori, vedete sulla sinistra ci sono tutta la parte di sensoristica che più in generale sono tutto ciò che consuma o che produce effettivamente i dati che io vado a rilevare e gestire. Quindi questi dati che io ricevo solitamente vengono dal lab, vengono presi, fatti ingestire, cioè vengono fatti digerire al mio sistema tramite il sistema di streaming, che però appunto tramite le mie applicazioni che fanno già eventualmente, come dicevo, pre-processing in locale, posso già esporli eventualmente anche già dal mio sistema Edge direttamente a quelli che possono essere portali web, a quelli che possono essere applicazioni mobile, oppure, che so, qui in questo caso viene indicata una dashboard Power BI, ad esempio. Quindi diciamo così, tutto quello che in teoria facevo già nella mia applicazione deployata su Azure, posso nel mio piccolo
riprodurla diciamo in locale può essere riduttivo, perché potrebbe essere un locale che comunque si espone anche all'esterno, oppure che resta all'interno della mia rete aziendale, della mia VPN, quello che sia. Comunque ha un ecosistema che posso delimitare. Giusto per andare un po' più nel concreto, anche Microsoft, diciamo così, ha focalizzato e sta un attimino anche forse pubblicizzando quelle che sono alcune implementazioni fatte con dei clienti che già utilizzano SQL Edge. Vediamole insieme, giusto anche per capire quelli che possono essere gli scenari su cui potremmo poi eventualmente utilizzare questo strumento. Allora, vediamo i casi, diciamo così, i casi, diciamo, di utilizzo con i servizi di machine learning, servizi cognitivi, eccetera. Allora, non so se siete, diciamo così, avete già visto un po' come funzionano i servizi, i cognitive services, comunque, diciamo, la piattaforma di machine learning e AI che abbiamo su Azure. Sostanzialmente, ma questo vale in generale, quando noi si va a utilizzare un meccanismo di machine learning, di solito si parte da diciamo così, un training, un addestramento della nostra intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto al problema che noi vogliamo risolvere con il nostro machine learning, dobbiamo fornirgli tanti, tanti dati relativi a quelle informazioni su cui deve darci intelligenza e dirgli: guarda, questi dati boh, sono A, questi dati sono B, questi dati sono C, o comunque descrivergli quelli che sono una serie di scenari che descrivono, diciamo così, il nostro problema. Più o meno, diciamo, ve l'ha detta in termini molto molto rapidi, questo è un po' come funziona. Cioè, se io devo insegnare a un sistema di machine learning a riconoscere un gatto, necessariamente dovrò cercare di fargli vedere il maggior numero possibile di immagini di gatti da diversi tipologie di gatto diverso e presi da angolazioni diverse. Questo è un modo. Oppure un altro modo è quello di dare modo al mio machine learning di scomporre la problematica in sottoproblemi. Ad esempio, capire che in una immagine c'è un qualcosa che è boh, un quadrupede. Già questa è una prima suddivisione. Questo quadrupede ha una testa? Sì, no. Se ha una testa. Se non ha una testa è un tavolo, se ha una testa potrebbe essere un animale, se è un animale potrebbe essere un gatto, sì, ma potrebbe essere anche un cavallo, un cane, una capra, eccetera. A quel punto si entra nel dettaglio, ha le orecchie a punta lunghe, potrebbe essere un cavallo, ma potrebbe essere anche un gatto, ha i baffi orizzontali, allora potrebbe effettivamente essere un gatto, ha una criniera. Allora non è un gatto, ma è un cavallo. Quindi, in questo caso il mio meccanismo di training va più sullo specifico, sui dettagli, riesce a interpretare i singoli dettagli, ma addestra la mia macchina per far sì di capire da una generica in questo caso immagine che riceve, per capire se c'è un gatto effettivamente. Questi modelli che io vado ad addestrare possono
li posso creare con vari strumenti, vari tool diversi. Microsoft ne ha creato uno suo, anzi più di uno in realtà. Poi ci sono degli strumenti che sono molto utilizzati sul mercato da molti data scientist, che sostanzialmente fanno questo, permettono di addestrare dei modelli. Questi modelli vengono riportati a delle immagini, a delle, diciamo così, dei motori, chiamati dei motori di inferenza, che altro non sono che dei binari, ok? Quindi del codice, diciamo così, che io posso prendere in forma binaria e portarmi sotto forma appunto di far eseguire dai vari runtime dei motori di inferenza, per far sì di applicare queste regole, questi modelli a vari scenari. Chiaramente di solito il processo funziona che si addestra, vabbè, lo si testa per vedere se funziona, lo si converte, ovvero sia lo si converte nei formati che sono più consoni al nostro utilizzo. Non scendo nel dettaglio, ci sono meccanismi, diciamo, modelli che sono più adatti per certi tipi di inferenze e meno per altri. E poi se ne fa il deploy. Il deploy che cosa significa? Significa che io lo deployo sul mio sistema, in questo caso stiamo parlando di un sistema on the edge, applicandoci i dati che io ricevo dai miei sistemi sensoristica che io ho collegato. La cosa interessante che io posso fare è che nel mio sistema di Edge direttamente posso chiudere il cerchio. Ovvero sia, i dati che io ricevo e su cui faccio inferenza, quindi capisco se è, come dicevo prima, il gatto o il cavallo, posso, nel caso che ho riconosciuto nuovi gatti e nuovi cavalli, posso riportarli nel mio modello di addestramento per migliorare, diciamo così, l'intelligenza del mio modello. E quindi ecco come funziona il ciclo. Tutto ciò è ovviamente, per fare tutto ciò è necessario avere il real-time scoring, cioè che cosa vuol dire? La possibilità di fare valutazioni sui dati in tempo reale, quindi, in tempo reale, quindi sostanzialmente applicare algoritmi che fanno calcoli o che fanno valutazioni sui dati che stiamo ricevendo, per poter poi applicare i nostri modelli. Questo era uno scenario. Uno scenario analogo, ma che sostanzialmente vede l'aggiunta di quello che succede, diciamo, la connettività, quindi in questo caso sono anche connesso. Sostanzialmente che cosa aggiunge? Lo vedete anche a occhio, diciamo, lì sulla destra. Ci sono tutta una serie di strumenti a valore aggiunto che io necessariamente non posso portare on the edge. Parlo ad esempio di, che ne so, differenti tipi di database per memorizzare i dati o anche tipologie, perché ad esempio quando si parla di Cosmos DB stiamo parlando di un documentale. Oppure, fare un'integrazione a livello di e trasformazione dei dati con Logic Hub e Data Factory, ovviamente lo posso fare solo se questi sono nel cloud. Lo stesso poi se si parla di situazioni ancora più in alto che mi servono per fare analitiche sui miei dati. Come quello, vabbè, adesso non si chiama più Data Warehouse, ma insomma io lo chiamo sempre alla vecchia maniera, Data Lake e SQL Data Warehouse.
Che cosa è possibile? Vedete che poi comunque posso ancora erogare quelle che sono le mie analitiche di nuovo su un portale, su applicazioni mobili, su motore, su dashboard di Power BI, però probabilmente lo potrò fare erogando e facendo analitiche un pochettino più complesse rispetto a quelle che posso fare on the edge. E lo stesso applicare le mie analitiche di machine learning, ad esempio, a Databricks, cosa che io non posso prendere e portarmi in casa. Scenari. Beh, è abbastanza ovvio. Questo è il caso, per esempio, questo caso è parla del connected vehicle. In questo caso è la nave da crociera. La nave da crociera necessariamente gestisce metriche e sensoristiche in quantità abnormi. Necessariamente però non è in grado, quando naviga in mezzo all'oceano, di mandare tutta questa marea di dati e sincronizzarli in tempo reale con il cloud. Quindi, in questo caso, il poter utilizzare in locale il supporto diciamo, di accesso a SQL Edge, a SQL Database Edge, è sicuramente un'ottima possibilità proprio per poter riapplicare tutte queste regole. Nel caso specifico, nello use case che porta Microsoft, ad esempio, fanno applicazioni di machine learning, di insight, che poi sono fini alla manutenzione, ad esempio, ops, scusate, alla manutenzione, ad esempio, degli impianti di bordo. Altro caso d'uso. Quello diciamo, dell'azienda di produzione, qui un pochettino già ci ho parlato ampiamente, quindi non mi sto a dilungare ulteriormente, anche perché il tempo è un pochettino stringe. Sì, 10 minuti, Recentemente, Marco. ok, grazie Marco. Sembra di essere scemi a chiamarci tutti Marco. Dicevo, recentemente a Build. Nuovamente Microsoft ha presentato, ad esempio, un altro scenario piuttosto interessante, che è quello delle cosiddette power, o comunque delle aziende che si interessano di utility. Sarebbero un po' tutte quelle aziende che gestiscono l'energia, l'acqua, il gas, quindi appunto le utility, per quindi grande distribuzione di servizi. In questo caso, avere la possibilità di distribuire in Edge questi sistemi consente spesso di risolvere singole problematiche. Ad esempio, il più semplice potrebbe essere quello delle famose teleletture, no? Dei contatori, però appunto legato ad esempio a sistemi localizzati o addirittura mobili di rilevazione dei dati, oppure memorizzazione di quelle che sono le metriche, ad esempio, che ne so, nel campo del water, quindi dell'acqua o del gas, di quella che è la distribuzione, quindi le pressioni dell'acqua entranti in una certa pompa di distribuzione e quelle che arrivano alla successiva, eccetera. Potrebbero essere non sempre coperte da con buona connettività o in assoluto da connettività, e questo potrebbe essere diciamo uno scenario in cui utilizzare l'edge può essere effettivamente interessante, tanto più che consentirebbe anche una rapidità di elaborazione molto più elevata, perché dove
ci fosse eventualmente da agire in tempistiche molto rapide, per esempio, che so, chiudere appunto una valvola perché c'è una perdita, eccetera, sicuramente è più efficace se io ho degli strumenti di rilevazione che sono locali, piuttosto che devo aspettare un alert che mi arriva dal cloud, che magari arriva con una latenza che è troppo lunga, in certi casi pochi centesimi, millesimi o secondi possono essere importanti tra il fare un incidente o il non farlo. Stesso discorso per quanto riguarda il campo delle rinnovabili, legato soprattutto alla produzione, alla distribuzione e al consumo anche delle rinnovabili. Ci sono molti clienti che sono appunto aziende dell'utility che già utilizzano IoT Edge e in particolare SQL Edge. Credevo di avercelo, vediamo se ho il link aperto. Vediamo se è questo, non è questo. È questo. Non è questo. Vediamo se è questo qua. Se ce l'ho qua. No, non ce l'ho qua. Questo era il portale. Allora ve lo faccio vedere dal link che ho nelle risorse. Allora, eccolo qua. Vediamo se mi apre. Allora, nel campo delle utility, non è questo. Mi ha aperto il link sbagliato, ma adesso vi apro il link giusto, perché questo invece sono le. Ecco. Allora, nel campo delle utilities c'è questo portale di Microsoft che specificamente ci porta tutta una serie di esempi e che sono esempi non proof of concept, sono applicazioni che sono già operative nei vari settori più o meno grandi, che portano degli esempi piuttosto concreti e direi anche interessanti, che secondo me, da cui secondo me si possono anche prendere buone idee. Ve l'ho linkato comunque nelle risorse, è questo qui in fondo, perché di solito mi sono accorto, anche noi in Microsoft diciamo, un aspetto che abbiamo e riportiamo solo a livello delle grosse enterprise, eccetera. Mentre invece, secondo me, per molti scenari che poi possono essere riutilizzabili anche in campi, diciamo, più piccoli, più, diciamo, ridotti, possono essere molto, molto interessanti. Come detto, nelle slide trovate tutte le risorse, relative, quindi sia il white paper per Edge, sia, l'accesso al, diciamo, dal portale, quindi da dove poter accedere alla preview, perché siamo in public preview, quindi il prodotto in questo momento, in realtà non si paga, proprio perché è in preview. Se necessitate se volete provarlo, basta andare su quel link, richiedere e istantaneamente entrate e potete utilizzarlo. Ovviamente il processo è avere il vostro IoT Hub, avere il vostro dispositivo IoT Edge, connetterlo al vostro IoT Hub e a quel punto creare il vostro SQL Edge e deployarlo sul dispositivo IoT Edge. Quindi, nel senso, non è un wizard da 10 secondi. Avevo provato a vedere se riuscivo nell'arco
della sessione eventualmente di riuscire a farvelo vedere, ma la cosa diciamo è un pochettino più lunga e comunque alla fine ci permette di connetterci a un'istanza di SQL che io ce l'abbia in un Raspberry o che io ce l'abbia sul data center di SQL Azure. Ci cambia poco a livello di diciamo di visibilità, quindi una demo di questo genere non mi sembrava poi così particolarmente interessante. Trovate anche ovviamente la documentazione che ci descrive comunque passo passo come fare e il link alle utility, alle soluzioni industry per le utility di Microsoft. Vediamo se, ok, qui trovate invece in quest'ultima slide i miei riferimenti per quello che riguarda se mi volete raggiungere, contattatemi pure se avete domande specifiche, eccetera. Vi chiedo, io non so, non solo io, ma anche gli amici di Innova, che si sono veramente fatti un gran mazzo per organizzare questo evento anche in forma virtuale. Quindi vi chiedo fortissimamente se vi è piaciuta la sessione, se soprattutto non vi è piaciuto e soprattutto diteci che cosa non vi è piaciuto perché serve a loro, ma serve anche a me per capire se effettivamente sto sbagliando tutto, se faccio qualcosa giusto, se effettivamente insomma, mi insegna a migliorare. Per cui vi chiedo con tutto il cuore di se volete c'è anche io ho messo anche il QR code, lo inquadrate con il telefonino e andate direttamente alla forma per compilare, sono tre domande molto semplici per valutare la sessione. Io vi ringrazio. Se avete delle domande, ma mi sembra nella chat di non vederle, comunque eventualmente se avete domande anche successivamente, mi potete contattare tranquillamente e vi ringrazio infinitamente. Grazie.